La presentazione dell'eccellenza italiana in Cina non può certo tralasciare la cucina. Ospite al padiglione italiano a Shanghai, lo chef Francesco Mazzei, calabrese di nascita, a Londra da 13 anni, ma con la sua terra e i sapori della Calabria sempre nel cuore. Io sono a Shanghai da 4-5 giorni, ma sono a Londra ormai da 13 anni. A dire il vero, la Calabria non l'ho mai lasciata, perché comunque è sempre nel mio cuore, e quello che sto facendo è valorizzare il Made in Calabria, viste tutte le influenze che abbiamo avuto, e devo dire che al momento siamo molto molto apprezzati. La Cina è un nuovo palcoscenico dove proporre i gusti e la genuinità italiana nel mondo, con qualche incursione nella cucina del posto. Uno chef calabrese che vive a Londra e viene a cucinare in Cina non fa altro che valorizzare la cucina calabrese prima in Inghilterra, dopodiché nel resto del mondo, quindi la Cina è uno dei primi passi. Le materie prime cinesi che uso di più sono senz'altro i vegetali, e mi piacciono anche molto i gamberi secchi, dry shrimps che chiamano, e aiutano molto a la cucina che stiamo proponendo in questo periodo qua a Shanghai. I problemi che abbiamo con l'approvvigionamento delle materie prime sono tanti, perché abbiamo dei controlli pazzeschi e non riusciamo a trovare le farine. Tanto è vero che ho trovato delle difficoltà grandissime oggi a riproporre i cavatelli di rimacinato. Siamo riusciti, però abbiamo avuto qualche difficoltà. E tornare a vivere in Calabria, ci penso ogni volta, però purtroppo il mio ristorante è a Londra, la mia famiglia è a Londra, credo che mi ritirerò un giorno in Calabria. Papà e mamma saranno felici.